Padova non ha mai fallito quest'anno, però una partita che più avanti si va, ovviamente, bisogna prendere sempre più quelle molle. Sì, incontriamo una squadra che se non avesse la penalizzazione avrebbe 19 punti, quindi sta facendo secondo me un campionato ottimo. Al di là del fatto che comunque è una squadra attrezzata per la categoria, non è, insomma, non è una sorpresa, ecco. Credo che la partita sia possa rispecchiare grosso modo la partita del Varese, perché loro secondo me hanno quelle caratteristiche di squadra, classica squadra di B, con caratteristiche da B, aggressiva, forte fisicamente, riesce a star corta, insomma è una squadra che pensierisce. Infatti, come ha ricordato lei, se non avesse avuto questa penalizzazione che le è cascata addosso, avrebbe molti più punti, sarebbe in zone molto molto tranquille della classifica, insomma, per non dire anche quasi nobili, per cui una squadra che insomma fa paura. Sì, ripeto, una buona squadra, annovera anche giocatori come Daniele Vicius, come Scozzarella, come Erpen, tutta gente che comunque la B l'ha già fatta e anche a buoni livelli, quindi ripeto, una buona squadra, verrà qua forte di tanti risultati positivi nell'ultimo periodo, però al solito noi insomma, giochiamo in casa, cerchiamo un risultato positivo per continuare a muovere la classifica, ecco, se riusciremo a portarla a casa intera benissimo, altrimenti l'importante è continuare a muovere la classifica. Insiste su questo tasto ultimamente, sul fatto che insomma l'importante è portare a casa il risultato, anche se non pieno. Sì, noi insomma l'abbiamo dimostrato in 13 partite, non siamo una squadra da pareggio ancora, nel senso che non abbiamo la mezza misura, però in Serie B alle volte il punto che subito può sembrare insomma una cosa di poca importanza, alla fine il punto può anche pesare in modo fondamentale nelle sorti della classifica, quindi normale che in casa una squadra come noi debba provare a portare a casa la posta piena, però ci sono anche gli avversari che sono degli avversari che stanno bene e sono una buona squadra, quindi dovesse venire fuori un risultato positivo andrebbe bene lo stesso. Il tempo, tra l'altro, oggi sarà un avversario in più, lo sarà anche domani ovviamente, perché il tempo previsto per la partita è esattamente quello di oggi, molta pioggia, quindi campo pesante, difficoltà magari per quei giocatori tecnici. Sì, loro è anche una squadra molto ben strutturata fisicamente, ripeto, secondo me, non dico sia uguale identica, però è molto simile al Varese, quindi potrebbe essere anche agevolata da un tipo di terreno del genere, però insomma abbiamo sufficiente struttura fisica e qualità che possono superirla anche noi, quindi facciamo la nostra partita. Tra l'altro, oltre a giocatori di esperienza, io stavo anche due giovani che provengono anche dal vivaio del Padova, Fatalità, Mbakogo e Raimondi. Sì, sono stati due ragazzi che erano lì l'anno scorso, hanno fatto benissimo l'anno scorso, quest'anno sono partiti con noi, poi insomma, la nostra rosa era ampia nel settore in cui agiscono loro, quindi si è preferito insomma mandarli a giocare, però insomma, mandarli a giocare vuol dire essere a stare in Serie B, quindi è un buon banco di prova anche per loro. No, più che altro è che insomma se già fino ad oggi hanno fatto bene, giocare a Padova, alle Euganeo o contro il Padova magari darà loro anche una motivazione in più. Sì, può essere che abbiano voglia di dimostrare che si meritano palcoscenici importanti, mi auguro che non gli riesca questa volta. Per quanto riguarda il Padova invece facciamo la conta, Marcolini ce la farà, come sta Italiano, come va lì? No, Marcolini non lo recuperiamo, almeno fino a lunedì. Italiano sì, è a posto, tutti gli altri sono, vabbè c'è stato l'infortunio di Portin due giorni fa, tutti gli altri sono in buona salute. Qualche cambiamento nella formazione, qualcosa legato anche al fatto che avete fatto tre partite, che domani è la terza in una settimana? Sì, ci potrebbe anche essere. Potrebbe anche essere determinante l'aspetto del campo, come no, perché comunque credo sia coperto le Lugano fino a un'ora prima della partita, però domani danno il picco di pioggia, facciamo delle valutazioni globali insomma, su questo aspetto qua, o comunque nei due settori di centrocampo e di davanti tutta gente che sta bene, ecco forse dove, no senza forse, dove sono sempre risicato in questo momento qua è dietro. In effetti, potrebbe quindi preferire magari giocatori più fisici e meno tecnici? In mezzo e davanti? Sì, anche no, poi è una valutazione che insomma
mi dice se ho fatto giusto o sbagliato alla fine, perché tante volte faccio un ragionamento per pensare che mettere una squadra più pesante dal punto di vista della struttura mi possa dare dei vantaggi con un certo tipo di terreni, poi la realtà può anche dirmi tutto il contrario, insomma, ho anche giocatori sì esperti ma anche di grande qualità davanti in mezzo, quindi vero che il campo pesante può incidere, vero anche che dobbiamo riuscire a trovare anche delle alternative. La vittoria su Livorno mentalmente come vi ha lasciato? Ma è stata una vittoria importante, siamo stati contenti di aver ottenuto un risultato positivo subito dopo la sconfitta di Crotone, che forse è stata la partita più delicata che abbiamo fatto da quando abbiamo cominciato, perché abbiamo avuto gli alti e bassi con sconfitta fuori, vittoria in casa, sconfitta fuori, vittoria in casa. Quella di Crotone è stata una sconfitta la peggiore, diciamo, delle tre che abbiamo fatto come prestazione, quindi avrebbe potuto anche condizionarci, invece aver fatto una vittoria contro una squadra importante come Livorno ci tiene in careggiata come lo eravamo prima del Crotone, ma insomma sappiamo che in Serie B è un campionato dove può succedere qualsiasi cosa, anche con squadre che la classifica direbbe potrebbero fare il contrario, quindi.